all'aperto, questo è sicuro. No, sul mio cellulare sembrava meglio. Ah, chi ha voglia di dormire sotto le stelle? Dormire? Io voglio fare un giro in tandem, andare a pescare e fare lunghe passeggiate. Tandem? Ma ci sono gli hot dog e poi i marshmallow. E la cioccolata da mangiare. Io adoro il campeggio. Hot dog, pescare. Io voglio solo rilassarmi vicino al fuoco con un buon libro. E io voglio mangiare. Voglio rilassarmi, non faticare. Io non vedo l'ora di andare in tandem. Famiglia. Dobbiamo fare fame da lunedì sera. Smettetela, possiamo fare queste cose e anche altre. Bene, chi vuole montare la tenda? Lo faccio io! No, lo faccio io! La monto io! Questo è il mio lato! Prenderò un po' di legna per il fuoco. Legna da ardere. Ecco, ci sono. Mollala! Posso farcela benissimo da sola! Mollala tu! Io lo posso fare meglio! Ma io sono più piccola! La mia gamba! La tenda ha mangiato le nostre sorelline. Ta-da! Ottimo lavoro! Ma che brave! E adesso, che ne direste di un po' di musica? Mangiamo! Andiamo in tandem! Va bene, d'accordo. Pietra, carta... La forbice vince sempre! Wow! Buongiorno, signor Scoiattolo! Buongiorno, signor Cervo! Salve, signora Puzzola! Puzzola? Già, sono puzzole. Note anche come striate puzzolentis. Va bene. Non facciamo movimenti di scatto. Torniamo indietro lentamente e... Questo è il modo migliore per levare l'odore di puzzola. Succo di pomodoro, va bene. Beh, il brunch è andato. Ah, molto bene. È arrivato il momento di cenare e di cantare attorno al fuoco. La nostra gita in campeggio è rovinata. Tu almeno hai fatto il tuo giro in tandem, ma io non mi rilasserò davanti al fuoco. Se mi aveste ascoltata e avessimo mangiato subito come avrei voluto fare io, forse Taffy non sarebbe stata impuzzolentita. Stai dicendo che è colpa mia? Di certo non è mia. Nemmeno mia. Ma non è stata colpa mia. Vuoi sempre fare quello che vuoi delle puzzole. Smettetela, in questo caso non è colpa di nessuno. Certo, Taffy non ci ha aiutate, ma ci possiamo ancora divertire. Gnom, di sicuro questa roba non mi farà bene ai denti, ma ne è comunque valsa la pena. Allora prepariamone tanti altri ancora! Barbie, hai visto i marshmallow? Bene, campeggiatrici, è il momento di cantare. Non abbiamo il fuoco, ma possiamo sempre sederci accanto al microonde. Cosa? Ma certo che abbiamo il fuoco! Forte! Avete qualche richiesta? La tenda! Questa non la conosco. Me la canti? No, la nostra tenda! Guardate! Ci penso io! Mi dispiace tanto che la pioggia ci abbia rovinato il campeggio. Ora prendiamo le nostre cose e... Neanche per sogno! Propongo che Stacy ci porti a fare un altro giro in tandem domani. È stato proprio meraviglioso! Sì, Chelsea aveva ragione. Il nostro picnic è stato delizioso. E io devo ammettere che pescare è stato divertente. Già, hai preso un pesce cane! Beh, va bene allora. Possiamo fermarci qui. L'unica cosa che non possiamo fare è dormire sotto le stelle. Shh! Sentite, ha smesso di piovere. Buonanotte, ragazze. Avete trovato un posto comodo?
Buonanotte, Taffy.